numero 121, Billy e Cristina Superleggera, la bicicletta di Alessandro Petacchi, un modello Billy e Triestina molto rigido che, con il quale Alessandro Petacchi si è sempre trovato molto bene. Equipaggiato per l'occasione con un paio di ruote Villier Triestina, Fulcrum, scusate, la anteriore e posteriore sono le Racing Speed, ruote molto veloci e allo stesso tempo abbastanza leggere rispetto alla categoria. Come sempre accade a Petacchi, i rapporti utilizzati alla Sanremo sono particolari. Sulla corona piccola, infatti, il corridore toscano ha scelto di utilizzare una corona da 41 denti al posto della 39 tradizionale, mentre per quel che riguarda la corona grande il suo classico 53. Pedivelle particolari quelle di Petacchi, perché a dispetto della sua statura longilinea Alessandro utilizza leve da 172,5 mm. E questa è la Focus speciale utilizzata da Danilo Di Luca, l'abruzzese per la Sanremo ha corso con un nuovo modello della Focus, Caio Evo, rispetto alla precedente Caio. Questa evoluzione presenta una tipologia di carbonio differente dalla precedente per ottenere un alleggerimento di circa 50 grammi, 850 sono i grammi del telaio dichiarati dal meccanico del team Acqua e Sapone. Tutte nuove anche le ruote di Danilo, che proprio alla Sanremo ha utilizzato per la prima volta delle medio profilo della DT Swiss con altezza del cerchio da 46 mm, ovviamente un cerchio in fibra di carbonio con raggi in alluminio. Non trovava l'attacco manubrio più adatto per le sue caratteristiche fisiche, così questo corridore del team Lotto Berisol ha scelto di utilizzare un attacco manubrio della Data Elementi progettato per la pista, con una inclinazione maggiore rispetto a quello che accade sugli attacchi da strada. Le caratteristiche di rigidità e di resistenza sono però anche maggiori. La Milano-Sanremo, come ogni anno, finisce sempre così. Sul palco stanno ancora terminando le cerimonie di premiazione e i meccanici già sono alle prese con il lavaggio delle biciclette, che vanno chiaramente sistemate subito, rimpacchettate e spedite per la prossima corsa. Australiano, tesserato per Quinec,